alle griglie, puoi dire tutto quello che vuoi, ci sono i suoi detrattori, ci sono i suoi fan, ed è, come dire, però non puoi dirgli che non sia un grande costruttore di gruppi, un grande aggregatore di spogliatoi. Perché quello che ha fatto l'anno scorso, quando fuori imperversava la bufera, è qualcosa da manuale di allenatore, qualcosa che Allegri andrà a raccontare ad Harvard, se lo chiameranno, a fare una lezione su come si gestisce un'azienda in mezzo a una tempesta come quella giudiziaria, come quella dell'anno scorso. Scusate. E, quindi. Allegri ha dei meriti enormi nel fatto di aver ricompattato il gruppo. Mi hanno molto incuriosito le parole di Szczęsny che tu hai giustamente citato, perché poi ci si è fermati sul fatto, sulla battuta degli 80 minuti di 89 minuti di sofferenza e sulla battuta dei 10 punti. Ma la cosa più affilata che ha detto Szczęsny dopo la partita di Firenze è stata proprio quella. Dice: nello spogliatoio adesso ci sentiamo, nessuno si sente superiore agli altri. A chi si riferiva? Boh, quest'anno sono andati via Cuadrado, non penso che si sentisse superiore agli altri, povero Juan era uno che credo anzi fosse un compagnone. E poi, a parte le robe piccole, se ne sono andati via Bonucci, Di Maria e Paredes. E quindi, insomma, ognuno traga le sue conclusioni, decida quale di questi tre giocatori possa essere il giocatore a cui faceva riferimento o i giocatori a cui faceva riferimento Szczęsny. È indubbio che uno spogliatoio che apparentemente non ha un leader, perché questo spogliatoio ha dei leader come Danilo, a suo modo è un leader Rabiot, lo stesso Szczęsny, però non ha un leader, non ha un Chiellini, non ha un Del Piero, non ha quella roba lì. E quindi è un gruppo che forse ha tanti leader, ha tanti persone che si sentono responsabili. E questo credo si abbia contribuito alla cementificazione del gruppo. Non so se dice così, ho detto una cavolata, Beh, però ci siamo chiaro, capiti. chiaro. Però ci siamo capiti. E Giuntoli certamente è un valore aggiunto, anche qua bel gioco di parole del cavolo. È un valore perché è un direttore sportivo è un direttore sportivo di calcio che conosce le dinamiche di una squadra. È un direttore sportivo che sta molto vicino allo spogliatoio, che parla con i giocatori, che sa cosa dirgli, che lavora fianco a fianco all'allenatore, che non lo contraddice, che lo, come dire, che gli sta vicino. Io credo che Allegri ci abbia guadagnato in salute, perché l'anno scorso in qualche modo c'è stato un momento in cui era forse un po' abbandonato a se stesso. Adesso invece con Giuntoli ha certamente una persona con la quale confrontarsi. Quindi credo che siano questo insieme di cose che abbia fatto della Juventus una squadra quest'anno, una squadra che ha ancora molti limiti, perché è inutile nascondersi il fatto che abbia dei limiti tattici, abbia dei limiti tecnici, però inizia a essere una squadra che, grazie a questa compattezza, riesce a sopperire, riesce a compensare i limiti tecnici e tattici. E Roberto e Maurizio Biggi, Roberto. Ciao Roberto. Te l'ho svegliato, mi sa Ciao Guido, Roberto. no, che no, non No, riuscivo a togliere no, 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 ok, scusa, no, facciamo piano silenzioso pure, ragazzi, possiamo microfono. parlare un po' più piano. Ah, Vai. con Guido sì, diciamo che adesso la disamina della squadra, che oggi è una squadra compatta, che ovviamente non può bastare essere una squadra compatta per restare lì sopra oppure per tentare addirittura il sorpasso. Da gennaio, tu cosa ti aspetti? Va su un bel tema. Mi aspetto un Uno solo? centrocampista, ma almeno uno, però io devo dire la verità, sì, almeno uno, due mi sembrerebbe, a meno che uno non arrivi con una formula particolarmente conveniente, e allora a quel punto se tu non spendi nulla per il primo, magari puoi pensare di prendere anche il secondo o viceversa, insomma. Uno dei due deve venire proprio gratis. Se
che credo che comunque l'investimento sul centrocampista verrà fatto, ma verrà fatto un investimento molto oculato. Non si butteranno via i soldi, adesso si contano anche i centesimi e le operazioni di mercato vengono gestite davvero con grande, grande cautela. Quindi secondo me, io ti dico uno perché non vorrei poi illudere nessuno sul fatto che possa essere un mercato di gennaio fastoso, ma sai, comunque un centrocampista già ti consente di ragionare meglio, no? Di sfruttare meglio alcuni giocatori. McKennie lo stai reinventando esterno, no? A volte lo metti esterno, a volte lo metti interno. Con un centrocampista puoi definitivamente pensare a un McKennie esterno. Però il centrocampista vuol dire tante cose. Qual è il tipo di Allora, a me dicono però di mercato non sempre ci azzecco. Ti posso dire quello che si dice in giro. Si dice in giro che Allegri abbia l'ideale per Allegri sarebbe De Paul, perché lo considera l'equilibrio perfetto tra centrocampista offensivo, ma comunque in grado anche di fare legna. Già abituato al campionato italiano, che conosce benissimo per averlo frequentato a lungo con l'Udinese, centrocampista di esperienza, è uno che sta facendo la Champions con l'Atletico Madrid, insomma, centrocampista che sa come si affrontano certe partite. Quindi credo che quello sia il top, forse il numero uno nella lista di Allegri. E credo che Samardžić piaccia ugualmente, e stiamo parlando già di un giocatore un po' diverso. Non sono del tutto convinto di Calvin Phillips, quello del City, che è un nome che mi risulta non entusiasmi Allegri. Poi sai, bisogna capire se Calvin Phillips ti può arrivare a determinate condizioni, poi magari te lo fai andare anche bene. Però per esempio Calvin Phillips è già più un mediano, no? È già uno che ha meno propensione offensiva. Allegri, non dimentichiamoci, deve sostituire Pogba e Fagioli. De Paul con 185 milioni a Madrid, però se no non fanno neanche vedere all'aeroporto. Ma guarda, De Paul l'hanno pagato così, in realtà in parte l'hanno anche ammortizzato, e De Paul non sta giocando in questo momento. Quindi forse magari 30-35 no, però almeno 20 tutti. E comunque 20 sono tanti per la Juve attuale, non sono pochi. Cioè 20 per la Juve di qualche anno fa erano la mancia che lasciavi acquistando il centravanti. Adesso invece è una cifra che magari ci pensano mille volte prima di spenderla. E i giocatori inglesi li lascerei sempre dove sono, là. Ma sì, un po' di discriminazione così verso qualche popolazione fa sempre bene. Storicamente, allora, ci sono i giocatori inglesi che sono venuti in Italia dalla Premier e hanno fatto bene. Smalling non è male quando sta bene, tutto sommato Paulins all'Inter, dipende che quota, tipo di giocatore. Fai quota 10, quanti sono? 2? 3? No, non lo so, sarebbe interessante fare una statistica un po' più approfondita su questo argomento, però su una cosa hai ragione Roberto. Calvin Phillips arriva a gennaio, ora che ha capito dove si trova è febbraio-marzo. Alla fine, sì, per carità, lo utilizzi ad aprile-maggio al 100%. Però un giocatore che ha giocato in Inghilterra, che ha giocato nel City, lo fai piombare alla Juve, secondo me l'ambientamento non è una roba proprio easy. Sì, non abbiamo esattamente lo stesso tessuto di gioco tra le due. Allora, quello non vengo dietro alla tua provocazione. Non vengo dietro alla tua provocazione. Guarda, il problema non è il tessuto di gioco, che ovviamente Guardiola e Allegri sono un pochino distanti come filosofia, però è anche proprio il campionato. Cioè il nostro campionato è un campionato davvero differente, in cui un centrocampista deve fare mille cose, cioè non deve solo correre, deve avere la posizione, le marcature preventive, insomma, sono un sacco di robe che
di tattiche, no, delle partite. Le nostre partite non sono puro agonismo come certe partite di Premier. Poi adesso non vorrei dire dei luoghi comuni anche vagamente banali, però più o meno possiamo dire che gli inglesi sono meno tattici di noi, questo si può affermare. Allora vado anche da Maurizio Biggi, intanto scusa rispondo a Mondi che dice troppa pubblicità, non voglio abbonarmi, e lo so Ciccetto, però delle due l'una, o mi ti abboni e pure gratis oppure un po' di pubblicità te la vedi, dimmi se no cosa devo fare. Come quelli che dicono, vabbè ma è per abbonamenti il pezzo, come fa per gli abbonati il pezzo, come faccio a leggerlo? È una soluzione, cioè, ma non possiamo dirvela, ma per di più Twitch, e non è merito nostro, c'è l'abbonamento gratuito se c'hai Amazon Prime, cioè io più di così non posso fare, non e se no con un po' di pubblicità, scherzi a parte. Dai Maurizio, tu hai una curiosità per il direttore, ne avrai più di una. Maurizio, non ti sento più. Eccomi qua, scusami. Stavo dicendo a Guido che ovviamente parlando di tutto sport, io da ex arbitro di basket, Piero Guerini e Paolo Viberdi, firme che ho conosciuto, insomma, alle finali, alle varie manifestazioni, ci si vedeva sempre, tra l'altro bellissimo, una volta alle finali di Coppa Italia di Firenze del 2018, io sono andato in tribuna stampa scroccando la connessione wifi per vedere una partita della Juventus e avevo tre giornalisti dietro di me, da lì poi uscì anche un articolo in cui dissero la mia fede calcistica, stupenda. Ma noi avevamo l'altro di Berti. Esatto. Sì, esatto. Quello cattivo. I due diverti, identici, cioè, ma davvero indistinguibili. Io tuttora alla festa del Lussi a Natale saluto sempre quello sbagliato. No, Giorgio, no. Esatto. Poi l'altra cosa da arbitro, credo che insultare le persone, a parte che Luca è un caro amico, ma al netto di questo potrebbe essere anche una persona che detesto profondamente, ma insultare le persone è sempre sbagliato. Ma perché? Posso dare un consiglio, che leggere il regolamento, imparare il regolamento del calcio o del basket o degli sport che si va a vedere è sempre interessante, aiuta. L'altra cosa, siccome devi sapere, direttore, che qua sono sempre stato tacciato in questa chat di essere un allegriano di ferro, vero Massimo? Quando mi invitavi ai tempi d'oro. Voglio fare una provocazione, ma è una considerazione che ho fatto un po' di tempo fa con qualche amico juventino quando si stava andando allo stadio a vedere la partita. La differenza di qualità di gioco tra lo scorso anno e quest'anno c'è stata, ma non è così evidente. È chiaro che sono i risultati la differenza che è sostanziale tra lo scorso anno e quest'anno, così come è evidente che la squadra è molto più coesa, c'è molta più unione e probabilmente l'allenatore adesso è veramente il proprietario dello spogliatoio, no? Ha in mano le chiavi dello spogliatoio. Secondo te qual è stato il cambiamento tra lo scorso anno e quest'anno che ha portato anche nell'opinione pubblica, diciamo che finalmente per fortuna gli in e gli out si stanno un po' raffreddando, qual è stato secondo te uno dei cambiamenti o il cambiamento tra lo scorso anno e quest'anno a parte i risultati? No, se mi fai a parte i risultati, perché il 90% sono i risultati, perché no. Poi alla fine siamo un popolo che giudica, che si fa condizionare tantissimo dai risultati e quindi il giudizio è ammorbidito, soprattutto da quelli che erano più critici, dal fatto che la Juventus vince. Dopodiché poi secondo me qualche miglioramento c'è stato, poi bisogna capire, tu dici non così evidente, bisogna mettersi d'accordo sul che cosa significa non così evidente, però io vedo una squadra che non si va a rintanare nella sua difesa per paura, ma che a volte cerca anche il secondo gol, che quando lo fa per scelta matura, cioè come a Firenze, lo ha fatto perché a un certo punto ha deciso che lasciava il pallino in mano a loro, però non hai visto una squadra affannata. L'anno scorso quando si mettevano tutti dietro la linea della palla avevano paura, erano spaventati, sapevi che prima o poi qualcuno avrebbe sbagliato. A Firenze era davvero impressionante vedere la tranquillità dei difensori, no? Dire tutto sotto controllo, ci difendiamo nella nostra area, ma è tutto sotto controllo. Poi per carità,
è rischiosa come tattica, perché è tutto sotto controllo, ma quando il pallone è in area è un attimo che spunta un piedino. Però ecco, io credo che la squadra sia più sicura, che quindi la sicurezza psicologica che abbia dato Allegri, la situazione infatti in fondo extra campo che non è così disastrosa, perché non hai un'inchiesta, non hai niente, il fatto di aver superato indenni l'anno scorso che gli deve aver dato qualche forza in più, e il famoso effetto Magnanelli, che fa un po' ridere parlarne in questi termini, ma chiamiamolo così per capirci, che tutto sommato la squadra poi in fase di possesso va a cercare di verticalizzare un po' di più, corre un pochino con più convinzione, ha un'intensità maggiore, ecco, forse se ti devo dire oltre ai risultati è l'intensità di gioco che è cambiata. Poi i limiti, te l'ho detto anch'io, ne ha ancora tanti questa squadra, l'Inter è molto più forte, l'Inter ti dà l'idea di essere molto più padrona delle partite che gioca, a volte proprio strapadrona. Mentre invece con la Juventus hai sempre l'impressione che debba essere conquistata quella partita, che non sia sua a prescindere. Mentre l'Inter a volte hai l'impressione che la partita sia sua a prescindere, che sia semplicemente aspettando quando fare gol. Quindi questa è ancora la differenza. Però sì, la crescita forse è l'intensità di gioco, che è legata un po' a Magnanelli, che è legata un po' al fatto che magari Allegri è uno che non è un dogmatico e che quindi gli hanno detto falli correre un po' di più, falli giocare con più intensità, e lui magari ha chiesto al suo staff di andare in quella direzione. Ecco, la bellezza di Allegri, che hanno sempre meno gli allenatori, perché gli allenatori partono con il mio calcio ormai, no? E invece Allegri ha questo fatto che lui non ha un suo calcio e che si adatta, cambia, inventa, e questo secondo me è interessante. Poi ecco, non mi sono divertito negli ultimi 3 anni a vedere la Juve, ecco, questo va detto, ma ne abbiamo parlato spesso con Massimo, il fatto che purtroppo il dibattito intorno ad Allegri si era talmente polarizzato, impedisce di fare delle critiche, che ha impedito di fare delle critiche, perché io non posso schierarmi con quelli, con i Nomax, perché è una follia quella di quelli che odiano Allegri a prescindere. Nello stesso tempo non posso non vedere i limiti che negli ultimi 3 anni ha espresso questa squadra, certo. e che forse non sempre sono state, il potenziale della rosa è stato utilizzato, ecco, questa roba qua è sotto gli occhi di tutti, però è il fatto di non poter più stare nel mezzo, questo fa parte molto dei social, devo dirti la verità. C'è un bellissimo podcast di Luca Bizzarri su un argomento più serio, che sono le tragedie che stanno capitando, il fatto che ognuno si schieri, no? Per sfruttare, ahimè, la luce di quelle tragedie per illuminare la propria posizione, no? E lui giustamente dice: bisogna essere pro Hamas o contro Hamas, pro Israele o contro Israele, perché in mezzo c'è poca luce, la luce è più fioca e quindi non ti illumina, i riflettori non ti illuminano. Ecco, è interessante come riflessione, fare una critica per cui Allegri fa delle cose buone, fa delle cose cattive e che quindi si debba essere giudicato magari anche volta per volta, o debba essere giudicato con equilibrio, purtroppo è una cosa fuori moda, perché ti mette nella zona grigia, poco illuminata, quindi o lo odi o lo ami e allora vieni illuminato, chi sta in mezzo no. Sono le sfumature che mancano, infatti. C'è un'altra cosa che manca, secondo me, che è sempre legando con il Ceguido, proprio perché intorno a noi vediamo quanto può accadere Hamas, Israele, Ucraina, Russia. Cioè, è vero, è la nostra passione il calcio, è vero, ci incazziamo, è vero, gioiamo, però ogni tanto ci dimentichiamo di sorridere. Cioè, l'altra sera, durante quello scempio che era la partita che stavamo vedendo in fase offensiva della Juventus, io ho fatto una battuta su Twitter, anzi, no, su X, non si chiama più Twitter, su X, e mi sento rispondere: certo, ridici anche sopra. Ma cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ma siamo seri? Ma siamo seri? Cioè, è vero che è un business, è vero la nostra passione, ma noi guardiamo il calcio anche per divertirci, magari per riderci anche sopra se vediamo qualcosa di particolarmente brutto, perché per fortuna non è una tragedia. Per fortuna non è una tragedia.
Ma voi lo sapete, Roberto, Guido, ma intanto è inutile parlare tra noi che ci diamo ragione a vicenda su questo tema. Ma il tema è che sapete benissimo che se faccio io, voi, un tweet post partita critico contro la partita della Juve che magari non ha vinto, ti arriva sotto in 10 a dirti, però non scrivi il nome dell'allenatore perché hai paura di... Cioè, così è una rottura di scatole infinite. E ha ragione Guido, ci toglie il gusto, che sarebbe interessante, di dire noi vogliamo di più dalla Juve. E io personalmente poi lo dico, ma tanto non viene notato, lo dici nell'arco di questo spazio, su Twitter, sei deluso da alcune cose, ma non va bene. Allo stesso tempo devo pure dire che questa Juve qua, se è seconda e non ha rubato punti, di sicuro non ha rubato punti, ed è seconda a 2 punti da una squadra secondo me molto più forte della Juve, questo è il mio pensiero, rispettatelo, e non ho capito in base a cosa dovrei fare un dramma quotidiano di qualcosa, ma l'ha detto Guido, non è era per sfumature, lo diciamo spesso, sì, ti dicono democristiano. Sugli insulti che prima Maurizio diceva, di tu Massimo, poi Maurizio, gli insulti, provate a guardare, se avete voglia e tempo, il documentario su Robbie Williams che c'è adesso su Netflix, vedere gli insulti che lui riceveva, cosa hanno fatto la psiche di questo ragazzo fortunatissimo, ah, sì, lo voglio guardare. Milionario, per tutto quello che volete, sì, sì. Ma guardate lui come si riduce proprio per quello che scrivono i tabloid inglesi, ma anche gli insulti che gli rivolge il pubblico britannico. E quindi pensiamoci sempre, perché comunque, ragazzi... Giustissimo. No, ma è giusto, ragazzi, ma regolatevi. Vabbè, poi c'è una cosa buffa, che è la storia. Adesso facciamo una piccola lezione a Nicola, che Giovanni Trapattoni l'ha letto qui. La letta, sì, dottoressa, però per quanto dottoressa, Trapattoni non può averlo visto su una qualsiasi panchina, mentre invece temo di poter dire che tutti noi l'abbiamo visto all'allenatore della Juve. Ecco, io mi ricordo Trapattoni negli anni 80, soprattutto negli anni 80, non tanto negli anni 70, quanto negli anni 80, il Trapattoni che allenava Platini, Boniche, Rossi degli anni 70, non lo ricordiamo. Comunque Platini, Boniche, Rossi, Platini e Laudrup, venivano dette a Trapattoni le stesse identiche cose che vengono dette ad Allegri: ah, troppo difensivo, non riesce a esprimere il potenziale di quella squadra. Ha vinto tutto, ha vinto veramente tutto. Infatti, perché sì, Guido, c'è una bella intervista di Gianluca Denino a Briol di due giorni fa, in cui Briol racconta questa cosa. Ci dicevano che eravamo una squadra che si difendeva, ma poi giocavamo con Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Praticamente tu avevi la difesa, avevi Gentile e Brio, che erano due marcatori, ma Gentile a volte si spingeva. Poi avevi Cabrini era mica in terzino, era un'ala. Poi avevi Scirea erano più le volte che era nell'area avversaria che nella sua area. Cioè, infatti il povero Furino andava a coprirlo. E poi a centrocampo avevi Tardelli, che era oggettivamente uno che si spingeva comunque, che faceva anche una caterva di gol. Poi, che ne so, prendo la Juve dell'83, avevi Marocchino da una parte, avevi Paolo Rossi, avevi Boniek, avevi Platini. Cioè Platini era un centrocampista, nella, come dire, segnato, no, sull'almanacco, non era un attaccante. È meravigliosa la battuta che fa sempre in quell'intervista, in cui lui dice: ci chiudevamo talmente in difesa che ci portavano i viveri. Ma no, ma poi sai, a volte era un calcio, a me ne parlavo con Vignola, quel calcio lì era un calcio dove picchiavano come dei Mi alzo in piedi. Ecco, bravo. Picchiavano come dei materassi i nostri attaccanti, cioè Platini, Rossi li menavano, e quindi sai, è vero, avevi un grande bagaglio tecnico, poi non era epoca di VAR, non era epoca di telecamere, dice in area era il Far West, succedevano delle cose pazzesche, quando eri lontano dal pallone facevi delle robe ignobili, e quindi sai, fare un gol ad Ascoli, dico così, era difficile. A quel punto eri 1-0, negli ultimi 10 minuti, nonostante tu magari avessi Platini e Boniek, ma sapevi che in quell'area lì andavi e ti menavano,
e difendi l'1-0, dice partiamo a casa il risultato, cioè, dice, quindi poi alla fine era quella la sostituzione di Paolo Rossi con Caricola, perché era Caricola era il De Sciglio degli anni 80, così facciamo, diamo un riferimento a Nicola. Caricola era il De Sciglio degli anni 80 e quindi era quello. C'era anche Prandelli, che era un giocatore straordinario, di duttilità straordinaria, giocava in tutti i ruoli, e stava sempre in panchina al fianco di Trapattoni, infatti ha imparato lì il mestiere, e a un certo punto toglievano un attaccante e mettevano Prandelli, che a seconda si andava a sistemare dove serviva. Nicola Caricola 2, secondo tra l'altro, era, ti Sì. ricordi? Era... Sull'almanacco era Caricola secondo. Esatto. Guido, andando verso domani e il futuro, torno un po', avete affrontato un po' tutti i temi, facciamo magari un ultimo giro di domande, lo teniamo ancora qualche minuto se può. E andando su domani, ma forse a questo punto anche su gennaio, oggi Allegri, in una conferenza, sono un po' piatte, ma è ovvio, no? Le conferenze pre-partita raramente ci intrigano particolarmente, ha fatto un accenno su domani dicendo: o viene McKennie là, o cambiato là, o magari cambio modulo di gioco. Ora io ti chiedo, è un modo di dire, oppure che sia per domani o da gennaio in poi, c'è quell'idea che aveva portato anche a cercare Berardi? Cioè, ha in mente lui o la società, magari Giuntoli anche, magari può dire la sua, c'è in mente anche l'idea di un modulo diverso, oppure tu dici vedremo se è in emergenza, ma è un no sostanzialmente? Ma non lo so, perché il problema non è tanto davanti, è dietro. Perché Allegri non è un amante del 3-5-2, perché non è un amante della difesa a 3 in linea di massima. Però è uno che cerca di far giocare sempre i più forti. E quindi quando tu hai Bremer, Danilo e Gatti, e addirittura hai un Rugani molto affidabile. Come primo rincalzo, e hai il ragazzino Huijsen, che è un altro centrale molto interessante. E di fatto non è che hai dei terzini da strapparti i capelli, perché non li hai, perché uno è Alexandro, chissà quando torna, come torna. Poi hai Cambiaso, che però può giocare anche esterno alto, e poi hai Weah o Kostic. Perché devi fare la difesa 4? Cioè, in fondo tu hai centrali molto forti e metti tre centrali. Cioè, è un discorso molto pratico, molto pragmatico. Per cui nel momento in cui tu poi metti la difesa 3, a meno che tu non faccia uno zaccheroniano 3-4-3, che mi sembra difficile, alla fine sei sempre in qualche modo legato da quel sistema. Poi sai, Allegri è talmente duttile da anche durante la partita, inizia la partita col 3-5-2, a un certo punto li mette 4-4-2, magari nel finale li mette 4-3-3, cioè è sempre molto variabile Ma un l'assetto. Berardi lo vuole secondo te, al di là del nome, che credo sia, cioè, lo vuole lui o ci pensa più la società per avere più alternative o non ci pensa nessuno? Ma Berardi era un giocatore per aumentare il tasso tecnico della squadra, era un'idea di Giuntoli, secondo me ampiamente sponsorizzata da Allegri, perché Allegri i giocatori tecnici non gli dice mai di no, però io credo che sia tramontata come ipotesi quella Ah, di ok. Berardi. Però no, figurati, Allegri se lo prende Berardi, hai voglia, anche perché comunque è un giocatore tecnico, È poi che magari bisogna vedere che 5-2, cosa gli fa fare. 3-5-2 appunto, o al posto di Chiesa o lo sbatti sulla fascia, ma a quel punto O se no, evidentemente giochi, provi a giocare con il 4-3-3 a quel prendi. punto. 3-4-3 o Però, 4-3-3, sì. però. Se prendi Berardi, cioè Berardi nella vita ha fatto solo quel mestiere lì, cioè stare Sì, largo, sì, sì. accentrarsi È e uno lo dei fa tre. molto bene. È uno dei tre davanti. Prenderlo per Cioè. fargli fare altro, non lo prendere. No, esatto, anche per l'età, per tutto. C'è ancora 3 anni di carriera, 4 anni molto buoni. Però, comunque, Nicole, Roberto Maurizio, così dai, tra poco liberiamo il termine. No, Guido, ma No, Ealing Junior che fine ha fatto? Sta bene, Roberto si Ealing impone su Nicole. Ma com'è? Junior. Scusa, Nicole, ma perché mi girava in Ealing testa. Junior, sta bene, ma sai, in quel ruolo sei ben intasato, perché Cambiaso sta facendo benissimo, a destra e a sinistra. Tutto sommato lui si fida di Kostic. Io sono partito 6 mesi fa che era in rampa di Sì, lancio, e sei beh, mesi però tu in Italia. chi toglieresti per mettere in un junior?
Ma non è che toglierei, gli darei minutaggio. Credo che alla fine glielo darà. Può darsi che Ilin Junior sia uno dei giocatori, per esempio, che a gennaio venga spedito da qualche parte, o come contropartita tecnica, oppure come, diciamo, come prestito per fargli fare minutaggio altrove. Comunque c'è fiducia in Ilin Junior. Anche da Allegri, sì? Ma credo di sì, perché poi quest'estate a un certo punto era uno che aveva molte offerte, alcune anche vagamente remunerative, però poi Allegri si è in qualche modo opposto, quindi credo che la società non lo voglia mollare in questo momento. Vediamo cosa succede a gennaio. Nicole, ti scoccia Nicole? Roberto, se faccio parlare Nicole un attimo, la ragazza? Sì, ho la connessione. Ok, ora sento. Vai, vai. Vado con la domanda, mi sentite? Vai. Sì. Ok. E io volevo chiedere un'opinione sui numerosi rinnovi di cui si parla, alcuni già annunciati, lo dico io con la voce di mia, non di Nicole. Principalmente per una ragione economica. Ok, sì, proprio in questo momento, ok. Oppure... Io l'ho capita la domanda, Okay, vediamo se la finisce, sì. Vediamo se la finisce, okay, sennò poi sennò Guido risponde. Ora si è ripristinato, ho beccato il momento giusto. Se sono avvenuti per principalmente una ragione economica, quindi banalmente ridurre l'ammortamento, oppure anche per comunque costruire un'ossatura di squadra, dare una certezza anche ai giocatori, perché mi ricordo che fino a 2 anni fa avevamo una squadra in cui o i giocatori erano in prestito o in scadenza, e secondo me è importante per costruire un gruppo anche avere una prospettiva. Hai detto tutto tu, anche una cosa tristissima, perché io quando mi rendo conto che essere tifosi nel 2023 significa pronunciare la parola ammortamento in una discussione calcistica, è una tristezza infinita, però essere tifosi nel 2023 significa anche conoscere il meccanismo di ammortamento di un giocatore e capire che allungare il contratto in certi casi significa diluire quella cifra nel tempo, quindi fantastico. Sì, secondo me, guarda, alcuni giocatori sono per consolidare, io credo che un giocatore come Locatelli è per in qualche modo far capire a Locatelli che su di lui credono e che ha prospettiva. Lo stesso, secondo me, è identico è per Gatti. Bremer credo che si tutelino a blindarlo, proprio perché poi potrebbe essere un giocatore molto richiesto sul prossimo mercato estivo. Così come le operazioni che sono in cantiere, che sono in fase di cottura, come Vlahovic e Chiesa, io credo che sia più che altro una forma di autotutela della squadra per evitare poi di perdere i giocatori a zero. Quindi, però non so se su Vlahovic loro sono convinti che sia uno juventino a vita, ecco, io su questo forse ho qualche dubbio. Ma che, scusami Guido, ora vado anche da Maurizio, Roberto se non un'altra, ma che vuol dire questa cosa che mi chiede Morenz Campos? La prima pagina su Vlahovic non la trova squallida, io purtroppo non so a quale si riferisca, ma siccome sei qui, sei riferito a una tua prima pagina, so che sarai contento di rispondere, ma io non so quale sia però questa prima pagina su Vlahovic. Perché... Cioè, non è che hai detto la prima pagina su Gatti, che ne avremmo fatta una, su Vlahovic ce ne sono almeno 15 degli ultimi. Ce n'è una che ha fatto discutere più di altre delle vostre, che voi fate discutere ormai con le prime, io lo dico come complimento. Sì. Però aspetta, riformulami la domanda bene, meglio. La domanda è... Chiediamo al nostro amico di dirci quale titolo. Esatto, allora aiutaci a capire se la trova imbarazzante o no, comunque suppongo di no, se era il suo giornale. Ha fatto una prima pagina ma la trova imbarazzante. Esatto. Allora, no, qualche volta però capita che il giorno dopo guardi la prima pagina e dici... Allora ti chiedo una cosa, scusami Guido, mentre cerco di leggere se ci fa la domanda, 2-3 ci hanno chiesto il comunicato ieri Juve, la Juve deve rispondere, io questo lo dico formalmente, deve rispondere con comunicati alle osservazioni Consob, e credo che l'obiettivo sia far capire che poi si tratta di operazioni, il grande dibattito su operazioni, per esempio questa Cambiaso Dragusin, peraltro i due giocatori, uno stratitolare che sarà venduto a una cifra importante magari dal Genoa, e Cambiaso lo vediamo che da noi sta
si sta ritagliando uno spazio, cioè non sono i finti giocatori, e la Juve è ridicolo, 2 milioni e mezzo. È ridicolo che la, però la Consob ne fa una, allora attenzione, rispetto alle osservazioni che in passato sono state fatte per esempio la Procura Federale sulle plusvalenze gonfiate, la Consob non entra nel merito della valutazione dei giocatori, per fortuna. La Consob ne fa una ragione più puramente teorica e dice Cambiaso Dragusin per me è una permuta e quindi devi attenerti alle regole della permuta, per cui i due giocatori devono avere lo stesso valore, per cui tu decidi qual è il valore e poi deve essere quello, assegni il valore uguale a Dragusin e Cambiaso. Non può concepire la Consob uno scambio, un'operazione incrociata, come la chiama loro, con valori diversi ai giocatori, perché questo nelle regole, diciamo, delle quotate, il famoso regolamento IAS, e in particolare il 38, il IAS 38, dice che uno scambio è una permuta e quindi non ci può essere plusvalore nello scambio. E la Juve dice, però guardate, gli scambi nel calcio si fanno così, poi lascia perdere quanto valuti i giocatori, ma non si fanno le permute, perché l'hanno chiamata nella football industry, funziona in un altro modo. E quindi diventa una questione puramente filosofica, puramente teorica tra Consob e Juve, hanno ragione tutte e due, cioè io la posizione della Consob la capisco, perché loro hanno un cavolo di regolamento e non gli risulta, non riescono a incastrare nel loro regolamento una atipicità del mondo del calcio. Quindi lì devono semplicemente sedersi intorno a un tavolo e dire, ora, ok, nel calcio, siccome non ci scambiamo macchine, torni o furgoncini, ma ci scambiamo esseri umani, anzi prestazioni sportive di esseri umani, dobbiamo avere come dire, una maggiore elasticità nel concepire il mercato. Però io credo che da questo punto di vista non è che ci sia tutta questa tensione. La Consob ha rifatto un rilievo perché sulle operazioni incrociate alla Consob gli si accende una lampadina sul quadro di controllo. La Juve ha risposto, guardate che è sempre la solita storia e prima o poi la risolveranno. Ci sarà un... credo anche per esempio che molto sarà importante capire cosa fa la Procura di Roma con la storia delle plusvalenze sul fronte penale, perché le altre procure continuano ad archiviare, alla fine se archivia pure la Procura di Roma per esempio sulla storia delle plusvalenze, e poi allora pensa che prima pagina poi... di Tutto Sport, se archiviano sulle plusvalenze, voglio la prima pagina di Tutto Sport in camera quel giorno. Cioè, se io aspetto la prima pagina di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, no, là non è prima pagina, se archiviano non è prima pagina su quel, infatti sarà curioso esatto, ma quello allora devi dire aspetto la 18ª pagina di Gazzetta e Corriere. Bisogna vedere se quando arrivano i PM romani a decidere per il rinvio a giudizio o per l'archiviazione, abbiamo qualche anno in più, non è che, cioè, mettetevi comodi. Una cosa prima di Maurizio, se ha una domanda pronta, scusami, la leggo per dare spazio anche alla chat, l'ha chiesto già un paio di volte, sul main sponsor Jeep dovrebbe non rinnovare, è così, Qatar Airways no, può essere uno sponsor arabo, ma proprio saudita, più che, secondo me più saudita che qatarino. Però ci sono anche dei clienti americani in questo momento, quindi si tratta, da quello che ho capito, trattano la Juve, tratta sui due fronti. Jeep non sarà di sicuro, Guido? Credo di no al 99%. Quindi le voci sulla Zampini Travel sono false. Esatto, si parlava di Zampini Travel, l'account Instagram di cui tutto il mondo parla, ma pare che voglia investire su altre società. Ecco, Maurizio, questo ti posso rispondere io in prima persona. No, era domanda per Guido Vacciani. Sul campionato greco, come minimo, esatto, voglio dire. Dai, ma che ci faccio con la Juventus? Dai, la EK. No, la domanda a Guido, volevo fare una domanda. Io ho sempre sostenuto, ne abbiamo parlato, che dalla partenza di Marotta alla Juventus fosse mancato in maniera importante un uomo mercato, comunque un direttore sportivo un po' a 360 gradi. Lui che vive molto più da vicino l'ambiente,
quanto e cosa è cambiato dall'arrivo di Giuntoli? Cioè tu che cosa hai notato di differenza rispetto agli altri anni, non so, nella comunicazione, negli allenamenti, nella gestione dei rapporti tra allenatore e società, allenatore e giornalisti, se hai notato qualche cambiamento? Però mi permetto di dire che Marotta non era un uomo mercato, in realtà alla Juve non sono mancati gli uomini mercato, e John Elkann ti metterebbe una virgola e aggiungerebbe ahimè, nel senso che andato via Marotta, Paratici si è scatenato sul mercato, quindi in realtà la Juve aveva un uomo mercato, che era un uomo mercato straordinario, che si chiamava Fabio Paratici, che tuttora è uno che ha costruito il Tottenham, che sta dominando in Premier, cioè stiamo parlando di un direttore sportivo che capisce veramente tanto. Parliamo di un direttore sportivo che però forse non aveva grandi capacità di gestione della società, che erano invece le caratteristiche di Marotta. Marotta e Paratici erano come Lennon e McCartney, cioè erano perfettamente complementari, erano l'uno fatto per l'altro. Nonostante però la produzione solista di Lennon e anche quella di Paul mi piaccia molto, Paratici solista poi alla fine qualche pasticcio alla Juve l'ha combinato, non solo per colpa sua, per carità, aveva bisogno di un Marotta dietro che in qualche modo lo gestisse, e quindi io credo che quindi la Juve non sia mai stata senza un uomo mercato in questi anni. L'arrivo di Giuntoli che cosa ha portato? Secondo me non devi ricollegare cioè non è un Marotta Giuntoli. Giuntoli è una figura che la Juve, un po' diversa rispetto alle ultime che hanno nella dirigenza della Juve, è una figura di grande conoscitore di calcio e di direttore sportivo classico, che fa il mercato, che gestisce la squadra, che aiuta l'allenatore a gestire la squadra nel day by day, e che parla di calcio con l'allenatore e con i giocatori. Quindi questa è la differenza. Teoricamente oggi Marotta dovrebbe fare lo scanalino, che però è una figura completamente diversa, perché non è una figura nata nel calcio come Marotta, ma è una figura molto più prettamente manageriale amministrativa. D'altra parte la Juve in questo momento ha una struttura strana, secondo me forse non ancora definitiva, perché ha appunto un amministratore delegato e un presidente che sono strettamente legati alla parte amministrativa del club, anche perché devono traghettare il club in tempeste, quelle dell'anno scorso, e anche in mare mosso come adesso con la Consob. La risposta che hanno dato alla Consob ieri è una risposta veramente in punta di diritto contabile, quindi da quel punto di vista è giusto che abbia quel consiglio di amministrazione, quel presidente e quell'amministratore delegato. Chissà che poi in qualche modo non vada ad aggiustarsi la struttura e che una figura alla Marotta non arrivi prima o poi. Però la Juve è mutata molto. La prima Juve di Agnelli, quella con Agnelli, Marotta e Paratici, aveva un organigramma con una forma. Poi c'è stata la Juventus dei quattro direttori, no? Di Paratici, Marco Re, non mi ricordo Ricci, non mi ricordo chi era l'altro, scusate, perché Cherubini stava sotto Paratici, forse erano semplicemente i tre direttori, parte finanziaria, parte commerciale e parte calcistica con sopra Andrea. Poi c'è stata la Juve di Arrivabene e Cherubini, che in qualche modo poteva assomigliare a quella di Marotta e Paratici come struttura, e adesso hai la Juve con Ferrero e Scanavino, poi hai Calvo che si occupa del commerciale finanziaria. Cosa? Mazzia per la parte finanziaria, ci segnalano. All'epoca sì, all'epoca la prima Juve di Agnelli c'era Mazzia che ha affiancato Marotta per la parte strettamente finanziaria. In realtà poi Mazzia sì era la parte che si occupava della redazione del bilancio, alla fine dell'attenzione ai conti. Quindi
è molto difficile, a volte mi chiedono, no, perché in realtà non è che è come se tu nella squadra cambi sistema di gioco, no, tutte le volte. L'organigramma della Juve ha cambiato tante volte forma in questi ultimi 14 anni e quindi è difficile a volte ritrovare le stesse figure. È come se tu mi dicessi in questo momento chi è il Pirlo della Juve. Non c'è, perché non giochi più col regista, no? Quindi non puoi dire prima c'era Pirlo, poi c'era Tizio, poi c'era... No, perché a un certo punto è andato via Pirlo, non hai più avuto un... Sì, hai avuto forse Pjanic, ma poi dopo Pjanic non hai più avuto un regista. Cioè è un po' quello. Gli organigrammi cambiano, si aggiustano. Questo organigramma della Juve di oggi a me sembra funzionale per quello che sta affrontando la Juve. Da una parte sul campo, dall'altra fuori dal campo. Perché comunque, secondo me, anche quest'anno è un altro anno di aggiustamento di tante cose. Ricordiamoci che le inchieste penali sono in corso, che c'è appunto un contenzioso aperto con la Consob. Per fortuna è finita la tempesta, ma il mare resta agitato, quindi avere quegli amministratori, secondo me, è molto importante. Con quella calma, con quella consapevolezza. Mi piace molto Ferrero. Non è un uomo di calcio, è un uomo però, una persona che sta facendo tantissimo per la Juve. Vedi, questo magari noi lo sottovalutiamo o non lo comprendiamo a fondo, invece è interessante sentirlo. Jenny Chita ti fa i complimenti, direttore, per la nuova homepage di Tutto Sport, il tuo articolo sulla Consob. Io ti chiedo, poi Nicole vedo che ci avrebbe un'altra domanda, dice avrò l'opportunità di fare un'altra domanda al direttore, oppure no. Se la connessione lo consente. Esatto, te lo consentiamo. In chiusura io ti volevo solo chiedere, Guido, che ci dobbiamo aspettare in pausa nazionale? Quale dei tanti scandali? Come ce la riempiono questa pausa nazionale di... No, pensi che ci sarà davvero qualche sviluppo sai che spesso davvero accade poi, non so perché, ma davvero accade. Non so, pensi... Beh, perché a magari... A parte le interviste a Pagliuca, magari la magistratura, a volte la magistratura sappiamo perfettamente che approfitta dei momenti, perché poi per avere più spazio sulle prime pagine, insomma. Il discorso di Bizzarri della luce, no, che facevi prima, del podcast di Bizzarri, dell'essere... Cioè, avere più luce. Nicola, a te la conclusione col direttore. Straziante di Nicole, vediamo se riesce entro 30 secondi a ritrovarla. Comunque non c'è nessuna novità. Questo dito accusatore. Esatto, Guido, fronte scommesse, dico, non c'è qualcosa che tu sappia di come sta bollendo e che qualcuno... Non lo so, siccome, allora, mi chiedevo questo, siccome sembrava che dovesse essere una cosa con 1000 giocatori coinvolti, e al momento i giocatori coinvolti sono davvero pochi, perché di fatto soltanto Fagioli e Tonali, no? Perché anche lo stesso Zaniolo sembra poter essere fuori, se davvero non ha mai scommesso sul calcio, e quindi chissà che magari gli inquirenti durante questa pausa nazionale non tirino fuori altri nomi. Esatto. Stiamo a vedere, non lo so, è una cosa che seguiamo sempre con grande attenzione. Devo dire la verità, non mi appassiona. No, per niente. Nicole, vai, se puoi parlare. Sì, visto che Hausen e Ildiz sono ufficialmente in prima squadra ed è merito anche di Tognozzi, oltre a tutto il team, ti volevo chiedere, secondo te, come verrà sostituito, magari a fine anno, Tognozzi, e se vuoi due parole sul suo addio. Tognozzi ha lavorato a fianco di Manna nello scouting, nel trovare giocatori, e facevano parte di una squadra costruita da Federico Cherubini, che viene troppo spesso dimenticato perché è una persona tendenzialmente umile e che non ama chiamare i giornalisti per farsi fare degli articoli, poi quando uno tira le fila e va a vedere Cherubini tante cose dei giocatori giovani che in questo momento sta sfruttando la Juve sono anche opera sua, sono opera di una struttura che lui ha creato. Ma comunque io credo che per Tognozzi abbia visto un po' pochi sbocchi, perché è arrivato Giuntoli, Manna è il suo vice, quest'anno è tornato Claudio Chiellini, il gemello di Giorgio, che lavora nella Next Gen. Insomma,
forse Tognozzi si aspettava in qualche modo di trovare un pochino più di spazio, ne ha trovato poco e giustamente, avendo un'opportunità, ha provato a spiccare il volo e andare a vedere di trovare insomma una squadra che è il Granada da, nella quale esprimersi al 100%. È stato molto bravo, Huijsen è certamente un suo colpo, così come Yıldız, se non vado errato, adesso non mi ricordo, non vorrei assegnare paternità sbagliate, ma credo che verrà sostituito, magari sarà lo stesso Giuntoli, magari andrà a pescare tra i suoi vecchi collaboratori un uomo a cui affidare lo scouting, però insomma è una perdita importante, perché Tognozzi era una professionalità davvero spiccata, credo però che Giuntoli sia perfettamente in grado di sostituirlo, ecco. Quelle figure sono le figure che emergono poco, quelle dello scouting, ma che saranno sempre più centrali nel calcio italiano del futuro, perché siccome sono finiti i soldi, tu devi avere i migliori scout per riuscire a recuperare i campioni prima che costino tanti soldi e quindi prima che vengano acquistati in Premier. Quindi io credo che nei prossimi 5 o 6 anni figure come quella di Tognozzi o comunque figure di grandi scout diventeranno sempre più centrali, perché dovranno sopperire alla mancanza di denaro. Quindi tu devi andare a prendere, si cita sempre Kvaratskhelia perché piace citare lui, ma può essere Kvaratskhelia, come può essere Federico Gatti, come può essere Huijsen, come può essere Yıldız, cioè devi andare a recuperare i giocatori prima, nella speranza che poi confermino il loro talento, e quindi quelle figure lì saranno figure nodali rispetto al passato, quando eravamo ricchi noi italiani e quindi chi se ne fregava di andare a recuperare i giocatori prima che li scoprissero gli altri, li facevamo scoprire agli altri e poi andavamo lì e dicevamo quanto costa e tiravamo fuori il libretto degli assegni. Molto bauscia come cosa. Allora, ricordiamo intanto il secolo degli Agnelli, ragazzi, il secolo degli Agnelli, rivediamolo, va? Vi leggete un po' di storie, mi sembra che tutti sappiano tutto di oggi, ma non tutti sanno la nostra storia, mi pare che possa servire questo, sinceramente. Io ti avviso, Guido, che Nicole te la trovi tra un po' a fare un tour di Tutto Sport, quindi se la incontri lì non preoccuparti, non so chi gliel'abbia promesso, ma... Salandin ci ha invitato tutto il gruppo di Juventus, vuoi fare un giro in redazione? Ah, vabbè, niente, quindi Salandin ci ha invitato, cioè, ti hanno saltato così, capito Guido, ti hanno saltato, la saputa. Cacciala fuori, se te la trovi là, cacciala fuori. Guido, l'ultimissima proprio, ti saluto e ti ringrazio tantissimo come sempre. Quanti messaggi hai ricevuto in queste settimane che ti dicono fai tu il lavoro che dovrebbe fare la Juve, lo siete voi di Tutto Sport che... No, perché ne leggo tanti, non so, il tuo pensiero su questo, se vuoi, finale, e poi grazie di tutto come sempre. Ma no, sì, ne ho ricevuti un pochino di questo tipo di messaggi. Non è che non mi facciano piacere, ma secondo me no, però non è come dicono loro, cioè io credo che io faccio un lavoro giornalistico, la Juve fa un altro lavoro, io il lavoro che faceva qualche tempo fa Claudio Albanese, no? Sì. Io non lo saprei fare, non l'ho mai fatto nella mia vita, è un altro lavoro. Io ho sempre fatto il giornalista, bene o male, ma ho sempre fatto quello. Passare dall'altra parte della barricata è diverso, perché si hanno altre responsabilità, altre pressioni, altri incarichi. Quindi a volte si confonde, per me è più facile, capisci? Per me, io vendo opinioni, quindi... avere un'opinione che magari può essere fortemente condivisa dai tifosi è più facile per me. Se io fossi, e ripeto, è una roba alla quale non aspiro perché non è proprio il mio mestiere, ma se io fossi a capo della comunicazione di una società, della Juve o di qualsiasi altra società, sarebbe molto più complicato, anche perché le mie opinioni conterebbero poco all'interno della Juve. Perché contano le opinioni di John Elkann, di Ferrero, di Scanavino, di Calvo, di Giuntoli e via così.
io arrivo come ultima ruota del carro, cioè potrei dire secondo me si potrebbe fare questa strategia, ma poi sono altri che ti dicono noi dobbiamo comunicare così e tu applichi quella roba lì. Quindi, sai, non è facile. Io ho tanti amici giornalisti che sono passati dall'altra parte della barricata, non si sono trovati tanto bene. Meno libertà. Insomma, lavori in una società, insomma. Il giornalista, per fortuna, in linea di massima nel nostro paese, può esprimere le sue opinioni e questa è una cosa molto bella. Bello, sempre lo stesso. Primo, Il secolo degli agnelli, libro, si va in libreria o si ordina da casa su Amazon e vi leggete un po' di storia della Juve, che male non fa e spesso aiuta a capire anche il presente. E poi comprare Tutto Sport, io ve lo continuo a dire, se c'è un giornale che dice una realtà leggermente diversa o completamente da quella che abbiamo contestato per una vita e non lo premiamo, peggio per noi, poi se non sarà più così in futuro. Grazie Guido, grazie mille, Guido Vaciago. Grazie a voi, grazie Massimo, ciao a tutti, ciao Roberto, ciao a tutti.